Oggi servono 270 miliardi di euro l'anno per pagare le pensioni di 18 milioni di italiani. Dietro ognuna c'è un calcolo diverso. Antonella e Laura sono sorelle. Sono nate a inizio anni 50 e hanno una differenza di età di un anno. Antonella, da dipendente pubblica, è andata in pensione a 39 anni. Era il 92. Allora, una madre con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi poteva farlo. Sua sorella Laura, da commessa in un supermercato, andrà in pensione a 65 anni e 7 mesi. Ma c'è di più. Due pensionati su tre ricevono ancora l'assegno previdenziale sulla base del vecchio sistema retributivo. Ora che di riforma in riforma il sistema è diventato il contributivo, la pensione si calcolerà su tutti i contributi versati e sarà molto meno generosa. Per chi va in pensione oggi, i due sistemi si combinano. Per capirci, la nostra Laura, con 18 anni di contributi versati al 1995, da uno stipendio di 1.500 euro passerà a una pensione di 1.300 euro. A Laura, se come qualcuno teme venisse ricalcolata la pensione tutta con il contributivo, toccherebbero poco più di 1.000 euro. E chi ha versato pochi contributi? Il signor Mario ha una pensione sociale. 448 euro al mese, non molto. Con sistema tutto contributivo, Pietro, il figlio di Mario, che finalmente è stato assunto a 1.000 euro netti al mese, se arriverà ai 35 anni di contributi avrà solo 100 euro al mese in più della pensione sociale di suo padre.